La stessa dolcezza, oltre la morte, attraverso Corrado Piancastelli a cura di Giorgio Di Simone. Domanda: c'è un rapporto inverso tra aggressività ed evoluzione? Entità A. L'aggressività non si deve intendere soltanto in senso quasi epatico o viscerale. Esiste anche un tipo di aggressività spirituale. La stessa dolcezza, per esempio, è in fondo una forma di aggressività. Da un punto di vista preliminare, l'aggressività non è altro che la manifestazione costante di un proprio ideale a livello di vita che l'individuo persegue con qualunque mezzo, sfruttando quello più idoneo in base al fine che si propone. Questo non ha niente a che fare con la manifestazione di carattere fisiologico, cioè con l'aggressività in senso bilioso. Ciò non ha niente a che fare con l'evoluzione o con la bontà d'animo. Io ho conosciuto tanti e tanti spiriti che in terra erano aggressivi proprio in senso psichico, fisico, ma che erano buonissimi. Dunque tutto ciò non ha niente a che vedere con l'evoluzione. Un uomo il quale ha un fermo proposito nella vita e cerca di realizzarlo è un uomo aggressivo, cioè un uomo che insegue un suo ideale, un suo modello e fa in modo da superare tutti gli ostacoli con fermezza costante. Questa è aggressività in senso psichico o in senso spirituale, se si tratta di un obiettivo e di un programma di natura spirituale. In questo senso vi possono essere dei grandi uomini spiritualmente evoluti che siano indifferentemente molto miti o molto aggressivi. In casi specifici di uomini spiritualmente dotati, l'aggressività formale qualche volta dipende dalle difficoltà che incontrano, che possono anche creare uno stato di aggressività fisica. Ma le due cose sono completamente separate e sul piano spirituale non hanno nulla a che vedere. Non si identificano assolutamente.